Ehi! Dico a voi, miei fidi, mi raccomando a questo scudo mio, datevi da fare. Voglio che sia splendente. Ma che dico splendente? Più abbagliante di come sono solitamente i raggi del sole. A cielo terso. Perché? Ma perché, quando ce ne sarà bisogno, o quando saremo venuti alle mani, allora questa sorta di faro, puntato contro, dovrà abbagliare sul campo a perdita d'occhio gli occhi dei nemici. E tu perché mi piangi addosso, poverina? Quanto mi fa pena questa mia spada. Su, stai buona, ora ti consolo. Basta lamentarsi e a deprimersi. Che la mi porti a fare dietro? Sentite come mugugna. Se è da una vita che sto senza far niente. Quest'infelice. Sapeste quanto smania di far frattagli dei nemici. Per far ripieni, naturalmente. Altrotogo! Ma dove è andato a finire questo qui? Ma ci vedi ancora? Sto qui dritto, dritto al tuo fianco. Ragazzi, che pezzo d'eroe! Forte, fortunato e formoso come un re. S'azzardasse Marte a definirsi un guerriero come lui, o a mettere a paragone le sue doti con le tue. Ma di chi stai parlando? Forse di quello che ho salvato a morte certa nei campi pidocchietti? Quando fior fior di comandante era il trombonide, nota acchiappasoldi della stirpe di Nettuno? E chi se lo dimentica? Oh, ce l'hai, vero, con quel bell'imbusto tutto fichino e armantino d'oro? Gli hai fatto volare le legioni in un soffio. Sembravi una folata di vento che spazza le foglie. Oh, la paglia dei tetti. Oh. Roba superata ormai, questo qui. Sapete com'è falso e vanitoso? Questo qui non esiste mica chi lo supera. Se qualcuno lo avesse incontrato, no, mi arrendo. Sarò il suo schiavo, anche se purtroppo c'è una cosa, l'unica, che mi trattiene qui. Da lui si mangia un'insalata greca così buona da star male. Artrotogo! Ma che fine hai fatto tu? Becca di questo. E quell'elefante lì in India, ce lo vogliamo scordare? Bestiale il pugno con cui gli hai fracassato il braccio. Cosa? Ma cosa c'entra il braccio? Oh, scusami. Volevo dire la cosciona. E dire che l'avevo colpito a casaccio. Accipitia. Meno male che non ti sei concentrato, altrimenti quel giavellotto di braccio che ti ritrovi gli avrebbe oltrepassato la pelle, i visceri, e sarebbe uscito dal muso di quel pachiderma. Beh, queste cosucce qui ora non ho voglia di raccontare. Certo, hai ragione. Non perdere tempo nemmeno a raccontarmi le altre prodezze tue. Le conosco a memoria. Sapete, è il ventre che mi procura tutte queste angosce. Povere orecchie mie, devono sorbirsi tutto, altrimenti i denti addentano a vuoto. Mi tocca dire sempre di sì. Qualsiasi balla, questo qui si inventa. Cos'era quella cosa lì? Che sto dicendo? Sì, lo so ben io cosa vuoi dire. È andata proprio così. Ve lo ricordo come se fosse accaduto ieri. Sì, è vero. Ma che cos'è quella cosa? Ma cosa importa? Una cosa qualsiasi. Oh, hai preso al volo! Scommetto che vuoi carta per scrivere. Ce l'ho già. E anche lo stilo. Come ci sai fare?
quando fai convergere il tuo cuore in direzione del cuore mio. Tra i miei pensieri rientra il conoscerti a fondo. Devo mettercela tutta per fiutare in anticipo ogni tuo piccolo desiderio. Che ti viene in mente qualcosa? E come? Tutto a mente. Come me lo ricordo bene. 150 abbattuti in Cilicia, 100 in Scizia Ladria, poi 100 sardi, 60 macedoni. Tanti sono gli uomini che in un sol giorno hai sterminato. Secondo te, a quanto ammonta tutta questa massa di uomini, eh? 7.000. Mi sa tanta che è il numero giusto. Corretti i tuoi calcoli. Ci sai fare, eh? E dire che non ho appunti scritti. Per polluce. Ce li ho tutti qui a mente. Per polluce hai una memoria di ferro. Veramente è una memoria che va a cibo. Se ci farai tale e quale ad adesso, starai sempre a mangiare, vedrai. Ti terrò sempre da parte del mio banchetto. E cosa dire di quello che hai fatto in Cappadocia? Roba da non credere. In un colpo solo ne avresti ucciso 500 se la tua spada non si fosse spuntata a forza di infilzare. Dai, quelli più che fanti erano fantini. Volete campare? Pensai. E va bene, concessione fatta. Ma che ti devo dire io? Lo sa l'umanità intera. Sulla terra c'è un solo uomo invincibile per coraggio, per bellezza e per imprese. Il suo nome è Pirgo Polinice. Le donne poi ti adorano e vuoi dar loro torto. Ma come si fa? Sei così bello. Lo sai che ieri un paio di donne mi hanno tirato per il mantello? Ma sì? E quelle che cosa ti hanno detto? Un sacco di domande. Ma questo qui chi è? Non mi dire che è Achille. Mi chiede una. No, di più. È suo fratello, le rispondo a questo punto. La seconda delle due. L'avevo capito, per Castore uno così bello e poi così fine. Come gli sta bene quella capigliatura? Che goduria per quelle che giacciono con lui. Dai, non ci posso credere. Davvero dicevano così? Ma che ti devo dire? Che quelle assatanate mi hanno addirittura supplicato che io oggi ti facessi sfilare per le loro parti come in processione. Sei un uomo esageratamente bello? Beh, ti tocca una sciagura esagerata. Così va il mondo. Oh, ma tu ce l'azzecchi sempre. Sapessi quanto fastidio hanno dato. E dai a supplicare, a girare attorno, a scongiurare di poterti vedere. E insistevano, perché non ce lo porti qui? Ci mancherebbe altro. E poi tu come fai a badare a tutti i tuoi affari? Ah! Adesso pare proprio il momento di andare in piazza. Perché? Perché i mercenari che qui io ieri ho arruolato mettendoli a registro, veacos questi, devo pur versare la paga fino all'ultimo soldo. Del resto, il re Seleuco non la smetteva mai. Ti prego, mettimi insieme un po' di mercenari, arruolameli al mio servizio. E insisteva. Oggi è proprio il giorno giusto. Ho deciso.
mi dedico a lui, così lo faccio contento. Artrodoto, che aspettiamo? Che aspettiamo? In marcia. Miei fidi, venitemi dietro.